Esaurito lo svezzamento a più o meno un anno, quello da 1 ai 2 anni è un momento di passaggio comunque impegnativo per il bambino e ogni bambino lo affronta un pochino a modo suo. In questo senso non è assolutamente il caso di farsi prendere dal paragoni, dal desiderio di confrontare la crescita del nostro bimbo con quello degli altri. Ogni bimbo ha una sua individualità che va rispettata, perché si trova di fronte a almeno 3 tipi di problemi sui quali è importante andare ad agire. Prima di tutto si trova di fronte al dover cambiare i ritmi della propria alimentazione adeguandoli via via a quelli che sono i ritmi imposti dalla società. Nello svezzamento, il fatto che magari un bimbo faccia 4 pasti, piuttosto che ne faccia 6, piuttosto che chieda qualcosa da mangiare dopo che ha già effettuato un pranzo, ci sta, perché evidentemente si tratta di a poco maturare un nuovo modo di rapportarsi con il cibo. Dopo l'anno, naturalmente con un mix di comprensione e fermezza, però i ritmi tendono a regolarizzarsi e questo è un primo livello di difficoltà. Il secondo riguarda i sapori. Evidentemente i sapori si arricchiscono, se vogliamo andare verso una tavola sempre più adulta, è il periodo in cui gli assaggi si fanno frequenti, cresce la curiosità rispetto a quello che mangiano gli adulti e anche questo implica una difficoltà nel bambino. Ci sono sapori che gli risultano graditi, sapori che a noi peraltro come adulti sembrano eccellenti ma per lui sono insopportabili. Non dimentichiamo che la percezione dei sapori dei bambini è molto diversa da quella di noi adulti. Per esempio, se da un lato amano moltissimo il gusto dolce, dall'altro molti bambini hanno una ipersensibilità esasperata rispetto al gusto amaro, così dei cibi che a noi sembrano addirittura insipidi per loro sono assolutamente immangiabili perché troppo amari. Infine rimane il problema della consistenza. Già è stato difficile passare per un bambino nello svezzamento dall'alimentazione lattea a una via via più consistente. Qui si tratta di abbandonare gradualmente e definitivamente le pappe per arrivare a mangiare a pezzetti, ovviamente, secondo le proprie abilità, ma mangiare quello che mangiano i grandi. È un percorso che richiede veramente impegno e va affrontato con serenità, sia da parte della mamma sia da parte del papà, che diventa un commensale abituale. Se nello svezzamento i ritmi dell'alimentazione potevano seguire, entro certi limiti, le esigenze del bambino che manifestava di volta in volta, è bene che dopo l'anno questi stessi ritmi assumano una maggior regolarità. La giornata alimentare andrebbe idealmente scandita in 5 momenti. Prima colazione, spuntino al mattino, pranzo a mezzogiorno, merenda poi nel pomeriggio e cena alla sera. La colazione, anche se non lo è quantitativamente, ma qualitativamente è il pasto più importante della giornata, perché dopo il digiuno notturno il bambino ha bisogno di energia e non dargliela vuol dire sostanzialmente sballare tutto il ritmo della giornata alimentare. Tra la prima colazione e il pranzo, uno spuntino ha lo scopo di sostenere appunto il tono energetico e permettere di arrivare al pasto del mezzogiorno con un giusto grado di appetito. Tra il pranzo e la cena, una merenda ha anche questa una duplice funzione: restituire energia dopo un breve digiuno dal pranzo di mezzogiorno, ma anche evitare che si arrivi alla sera con un appetito eccessivo e quindi evitare di consumare una cena troppo pesante che da un lato renderebbe più difficile il riposo e al risveglio non aiuterebbe a far colazione. È estremamente importante che i ritmi della giornata scanditi dai 5 pasti non si arricchiscano, per così dire, di fuoripasto che non hanno nessun senso dal punto di vista nutrizionale, anzi rischiano proprio di sbilanciare l'alimentazione. La semplice caramella piuttosto che lo snack sono abitudini che effettivamente non hanno ragione di essere impostate. 5 pasti, solo 5, sono più che sufficienti e sono l'ideale per accordare i ritmi del fisico con i ritmi della salute. Nel periodo da 1 a 2 anni il bimbo si trova a confrontarsi con nuovi sapori.
arriva da un periodo nello svezzamento dove questi sapori sono spesso mescolati in un insieme che è quello della pappa, che origina un po' un unico gusto indefinito. La separazione dei sapori è un primo modo per educarlo a riconoscerli e apprezzarli singolarmente. In che modo attuarla? Per esempio, separando appunto i componenti della pappa, quindi la parte dei cereali, dalla parte della carne, dalla parte delle verdure, senza per forza proporle da subito in una sequenza rigida di primo o secondo contorno, ma anche mettendoli nello stesso piatto, però separati, in modo che il bimbo stesso possa scegliere e scoprire così nel modo più naturale le differenze tra l'uno e l'altro. Di tanto in tanto, peraltro, vale sempre la pena di proporre anche un piatto unico. Fa tutta parte di quel percorso di educazione al gusto che è fatto di sperimentazione, di sensibilità e anche di quella capacità di attenzione che alla fine è quella che stimola la curiosità.